Ehi la ciurma, io sono Mazzatest e ci ritroviamo qui di nuovo su Magic Duels Eldritch Moon, di nuovo contro Emrakul, perché ancora non l'abbiamo sconfitto, sto porca di una miseria di Emrakul. Scorso giro mi è andato abbastanza male e ho anche fatto dei discreti errori. Speriamo questo giro di cavarcela un po' meglio. Sto mouse che mi si incastra sempre. E niente, con Jace e Liliana, secondo me perché la scorsa volta Liliana è soffesa perché non mi ricordavo il nome. Ho delle schifo di carte, però ho tanto mana. Sono molto indeciso. Mantengo la mano, sì, dai. Ho delle schifo di carte, però. Non ho creature giocabili. Spero di pescare qualcosa di utile a breve. Ah, fa tutta la selvaggia in evoluzione, come si chiama quello. Mi è uscito già il Planeswalker. Ma io ho bisogno di creature un pochettino più fragilotte, magari. Va a finire che perdiamo anche questa, eh. Lui gioca altro mana. Manetta. Mana manetta. Ho dei problemi. Ma no, dai, sì, ho seriamente dei problemi. Se non mi esce. Se non mi escono delle creature giocabili, io ho perso. Ok, ho tanto mana, ma. Se non ho delle creature per cui usarlo, il mana di per sé non serve a niente. Terre su terre su terre su terre su terre. E lui gioca già un emissario ripugnante. Mi ha rivelato il logro a senno rigonfio. 5-5. Brutto brutto. Oh, posso giocare uno scavo urlante. E... o giocare la... No, io giocherei questa. Perché mi dà anche lo zombie 2-2. Mi gioca già quel mega creaturone. Qui l'ho usato con emergere, quindi si gioca anche l'orrore dell'atima. Porca miseria, sto mouse mi sta facendo girare le scatole. Sì, l'isola. Adesso non mi viene più male. Non so se usare la rinascita crudele. Però uno zombie con il cimitero, non ho niente nel cimitero. Potrei giocare Jace e usare Profetizza. Che non mi dispiace, si farei così. No, in fondo. Buono. Non mi conviene saltare, per cui probabilmente mi attaccherà. Ok. CVD. Anche volendo non lo uccido. Però potrei usare la rinascita crudele dopo, eh. Facciamo così. Blocchiamolo poi. Ah, avrei potuto bloccarlo con quello. Così rigiocavo questo e giocavo un altro zombie in più. Stupido. Stupido, ci penso tutto dopo.
Ma perché? Non ne ho detto nel cimitero. Oddio, non mi dire che non ho letto bene. No, ma... Perché era una pedina. Ma sono stupido, ragazzi, perché io gioco ancora a Magic se non so giocarci? Cioè... Ho fatto l'errore della vita. Non ho zombie nel cimitero. Ah, santi, lo facevo. Allora, usiamo l'abilità di Jace, che qua stiamo perdendo di brutto. Sì, teniamoci Liliana, va? Ma non la vado a giocare, andrei a giocare magari studiare le pagine. Poi però mi rimane abbastanza mana, no, non mi rimane più mana per giocare eventuali cose. Questo costa 3, questo costa 2. Potrei giocare questi due. Questo e questo. Così poi se non altro qua forse degli zombie da recuperare, sì, un altro scavo urlante. Da recuperare con la rinascita crudele. Salto. Sono messo molto male, effettivamente. Non neanche le mie amate sacrilega di Gav. Ma quante creature mostruose ha! Volare, come la blocco quella? Ho bisogno della rinascita crudele per forza, altrimenti mi fa 5 pizze a turno gratis. Faccio così. Sì. E poi la resuscito con la rinascita crudele. E questo dovrebbe diventare un 4. No, conta solo quando c'è, quando lo giochi. A osservare il sommerso, lo farei la rinascita crudele, uccido questo e riporto in vita questo. E poi andrei a fare questo, profetizza uno e pesca una carta. In cima. Salto. Probabilmente mi riattaccherà di nuovo con quella. Cultista esultante. Ha troppe carte forti lui. Ho pochi counter. Cioè le carte forti che ho io sono le sacrileghe di Gavoni che non mi stanno venendo sto giro. Non mi stanno venendo sto giro. Ma per carità, ho anche un coso volante 7-7 che però non ricordo più. E mi vogliono uccidere. Allora, aspetta, lo facciamo così. E così. L'unica cosa è che quella ci muore, ma mi evoca il... Ah no, quello non si trasforma a sto punto. Io farei così. Jace pesca 6 pizze in faccia. Che è molto grave, però... Se non altro non dovrei perderci creature. Cioè no, questa sì. Stupido, però è un 1... Cioè un 2 versus 1. Logora senno rigonfio, porca miseria. Ma... Mi ha buttato via Liliana. Porca miseria. Qual è che scarta? Quella che sceglie lui, ovvio che mi ha buttato via Liliana.
Vabbè, gioco questo. Poi non so se fare omicidio sul 5-5 o sul 6-4, eh. Forse è meglio il 5-5 perché... Ma io innanzitutto userei l'abilità di Jace, eh. In fondo. E mi è uscito mana lo stesso. Provo a scartare una palude. Devo usare l'omicidio comunque. Mi costa 3 e poi non posso giocare più altro, però magari. Beh, uccidiamo questo. No, posso usare lo sfondo cripta ancora. Perché questo ha evocato... Ah, ogni volta gioco uno zombie, allora lui mi evoca uno zombie. Buono. Noi salto perché dopo potrei fare una combo per uccidergli quello se mi attacca, mentre invece se attacco io non posso fare poi niente nel mio turno. Vediamo un po' allora. Vediamo come si sviluppa la situazione. Gli ho ucciso un po' di carte importanti, ma lui ne ha altre di forti, eh. Oddio! Mi uccide questa! E devo bloccarlo per forza. Poco ma sicuro. Perché ste sacrileghe di Gavoni non ci sono ancora? Due almeno ne ho e non me ne è uscita neanche una in metamazzo. I ratti del cimitero. Sta andando davvero molto male. Ok che sono partito con un bruttissimo mazzo e forse con una bruttissima mano. Vabbè, gioco l'isola, poi uso l'abilità di Jace per forza. In fondo, mana ne ho. E mi esce altro mana, perché mi esce solo mana a sto giro? Questo sarebbe 2, 4, 6, 8, quindi mi giocherebbe... Potrei usare la salvezza oscura, effettivamente. Gioco questa. La creatura che prende meno 5 è quella. E andrei ad attaccare, sì. Non si è messi malissimo per ora per non avere la sacrilega di Gavani. Si sacrifica i ratti, buonissimo, così non li trasforma. Certo che con tutta la gente che abbiamo ammazzato avessimo avuto una sacrilega avremmo già chiuso forse. Questo si evoca anche il loro Eldrazi. Un'altra falce colossale a... Porca la miseria! Questo non l'avevo considerato. Ogni giocatore sacrifica una carta, sacrificherà l'orrore del Drazi. Aspetta, usiamo Jace. In fondo, non voglio più mana. Oh, una sacrilega di Gavoni, alleluia.
giochiamo la sacrilega, poi posso usare il predone sacco di carne. Sì. E sacrificherei lui stesso. Perché se mi esce poi un... un tizietto, questo dovrebbe avere un più 5, vero? Buono. Molto buono. Perché se poi dovessi avere un... ma io attaccherei anche con un bel po' di gente, sai? Se dovessi avere il... come si chiama? Lo scavatombe. Se avessi lo scavatombe potrei ritirare quel sacco di carne, marcia, com'è che è, e rifare il giochetto di nuovo. Yeah, grande che mi ha ucciso lo zombie. E comunque 6 danni glieli faccio lo stesso. Me lo riporto 20. Ok, ora inizia a girare un po' meglio la partita, eh. Certo, la sacrilega è ancora molto scarsa, è 4-6, però... inizia... allora, questa giochi un 2-2 nero. Questo qua invece metti due carte nel cimitero. Guarda che posso giocare tutte e due, ma prima usiamo l'abilità di Jace, va? Sì, in cima, lo voglio. Lo voglio, è proprio quello che stavo aspettando. Prendiamo il predone. Giochiamo il... si predone sacco di carne. E lo ammazziamo. Così lui, oltre a dover sacrificare quello, io potenzio ancora di più la sacrilega di Gavon e gioco lo Scaburrante. Oh, ora devo dire che siamo messi un po' meglio, Non posso ancora chiudere, credo. 7, 5, 12... no, 18. Mi dice di attaccare con questi. Attacchiamo con questi. Ci sto. Non ha niente in mano! Non ha niente in mano, raga! Se tutto va bene è chiusa, se tutto va bene è chiusa, se tutto va bene è chiusa, a meno che non gli venga un... distruggi tutto quello che c'è sul campo di battaglia. Ma quello solitamente è nei mazzi rossi, quindi mi auguro che non ce l'abbia lui. È un nero blu verde, quindi... ok. Ok, 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 ok. L'orda di zombie proprio, grande Liliana. Non mi sono mai piaciuti gli zombie, ma questo giro mi piacciono. Profetizza uno, poi... allora... qui pesco una carta. Sì. Ci sta, dai. Giochiamo questa, la dragatrice. Che abilità ha già? Tocco letale, ma non mi serve un Kaiser. Dovrei aver chiuso qua. E andrei ad attaccare con tutto. Non si sa mai che lui non abbia qualche istantaneo maledetto. No, è andata. È andata, mannaggia. All'inizio l'abbiamo vista bruttissima, ma dopo siamo riusciti a sbloccarci, per fortuna. Per fortuna. E da quando è uscita la sacrilega è andato di nuovo. Di nuovo bene. Yeah. Yeah. Ottimo, 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 ottimo. Yes! Yes! Uff! Mi sento molto sollevato. Adesso scopriamo cosa vuol dire quel più mazzo di carte. Non so se è perché ti dà dei mazzi. Si sblocca delle cubo, adesso vedremo. Oh, alleluia, l'abbiamo sconfitto. Yeah, yeah. Woohoo.
avrò fatto degli errori mostruosi lo stesso anche qua. E voi nei commenti fatemi sempre sapere tutte le mostruosità che ho combinato, perché spesso non me ne accorgo. Allora, hai ricevuto una busta Luna Spettrale come ricompensa per aver completato questa storia. Yeah! E ho sbloccato le possibilità degli archetipi Luna Spettrale. Come aveva affermato Avacyn molto tempo prima, ciò che non può essere distrutto sarà costretto in schiavitù. Tamiyo e Nissa uniscono i loro poteri, servendosi della mistica luna d'argento di Innistrad per fermare Emrakul. Nissa incide il suo glifo sulla superficie lunare, mentre la potente magia vincolante di Tamiyo imprigiona il titano nell'astro marchiato. Nissa, è un bel po' che non vedevamo Nissa, effettivamente. Non giochiamo da una vita con Nissa. In seguito alla scomparsa di Emrakul, gli altri orrori Eldrazi si disperdono. Liliana, consumata dal potere del velo di catena, finalmente consente al suo esercito di non morti di sprofondare nel sonno eterno. Ha compreso che il potere degli altri Planeswalker potrebbe essere abbastanza forte da liberarla dalla sua maledizione. Decide così di prestare giuramento ai guardiani. Ora i Planeswalker alleatisi per proteggere il multiverso sono 5. Yes! Chi manca quindi? 5. E non c'è Tamiyo però. Nissa, Jace, Chandra, Liliana e Gideon. Tamiyo non... Bien. Yeah, il pacchetto base di Luna Spettrale. Abbiamo sbloccato l'archetipo Orrore Emergente. Usa Emergere per scatenare giganteschi Eldrazi, tipo quello di Emrakul probabilmente. Una busta che apriamo di Eldritch Moon. Qui in realtà non le uso perché non faccio mai il multiplayer, perché sono nabbo. Katara risoluta, creare guai, lottare con il passato, capitano del borgo, devozione incrollabile, e una che si trasforma, Bruna Luce Morente che diventa Brisela, voce degli incubi. Questo abbiamo tra l'altro anche visto. Torna al negozio. Chiudi, se potremmo comprare tipo... 8... quasi 16 carte. 16 pacchetti. Boh. Comunque, detto questo, abbiamo completato anche la campagna di Eldritch Moon. Quindi fino al prossimo aggiornamento stiamo un attimo in pausa su Magic Duels. Vedrò un attimo cosa... andare ad intervallare a Magic in questo momento di attesa. Forse non sarà Alien Breed come è stato in passato. Se avete dei suggerimenti fatemelo sapere qua sotto nei commenti. E niente, vi invito come al solito a lasciare un commento per commentare come è andata la partita, come avreste giocato voi. E se ci avete giocato a questa campagna, come l'avete trovata. Iscrivervi per caso non l'aveste già fatto. E lasciare un bel mi piacino. Sforbiciate, raga! A 100.000 mi piace, mi tolgo la maglietta! No, sto scherzando. E anche perché mi scenderebbero gli iscritti fino a zero, improvvisamente. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti! Ciao!